Ingegneria meccatronica nasce a Vicenza ai primi anni 2000 dopo un proficuo confronto con il tessuto industriale locale. Si decise allora di creare un nuovo corso di laurea che fondesse le competenze dell'ingegneria industriale con quella dell'informazione. Tuttora l'ingegnere meccatronico che studia a Vicenza è uno degli unici a livello nazionale a poter vantare un perfetto equilibrio di competenze in questi due rami dell'ingegneria. Competenze dell'ingegneria elettronica, con particolare riferimento all'elettronica di potenza, forniscono all'ingegnere meccatronico le conoscenze per sfruttare moderne tecniche di accumulo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per la successiva distribuzione con moderni sistemi intelligenti, efficienti e privi di emissioni. Competenze di meccanica applicata, con particolare riferimento alla robotica industriale, forniscono all'ingegnere meccatronico conoscenze in termini di cinematica e dinamica dei meccanismi per la programmazione dei robot industriali sempre più performanti. A queste conoscenze si possono unire quelle legate alla robotica collaborativa, sempre più utilizzata per l'interazione uomo-macchina, e la robotica mobile, sempre più diffusa nell'ambito dei moderni impianti meccanici. Non potranno mancare le conoscenze di controlli automatici da applicare a moderni sistemi dinamici, in particolare la teoria dei sistemi e il controllo ottimo permettono all'ingegnere meccatronico di progettare sistemi di controllo avanzati da applicare a qualsiasi macchina automatica, tra cui anche dispositivi mobili e volanti. Infine, le competenze in azionamenti elettrici forniranno all'ingegnere meccatronico le conoscenze dei modelli matematici dei moderni motori elettrici per poter effettuare un perfetto controllo dell'erogazione di coppia. Tale strategia permetterà anche di ottenere una buona regolazione della velocità e questo può essere utilizzato in varie forme di trasporto, tra cui quello elettrico. L'ingegnere meccatronico risulta quindi essere una figura trasversale a questi grandi rami dell'ingegneria e permette di integrare in un progetto meccanico le moderne tecniche di sensori e attuatori, controllati da un dispositivo elettronico programmabile. L'ingegnere meccatronico risulta quindi essere il naturale coordinatore di quei progetti in cui sono presenti le componenti meccaniche ed elettroniche, componenti che al giorno d'oggi si possono considerare inseparabili. Infine, nel moderno edificio di Viale Margherita sono presenti 15 aule didattiche attrezzate con dispositivi audio-video per la didattica innovativa. Aule da una quarantina di posti fino a oltre 300, per un totale di circa 2000 posti a sedere.